Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, San Raffaele, il posto è salvo per 244 lavoratori. America's Cup, muore il campione olimpico inglese Andrew Simpson. Concluso il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi per fare il punto sulle scadenze che ha di fronte il governo a partire da quelle di natura economica. L'esecutivo ieri ha deciso di rinviare il pagamento dell'acconto IMU a settembre e rifinanziare la CIG in deroga nei prossimi giorni il decreto. Licenziamenti azzerati all'ospedale San Raffaele di Milano. Dopo oltre 16 ore di tavolo fra azienda e sindacati, l'accordo è stato firmato all'alba. 64 dipendenti saranno reintegrati, mentre altri 180 non riceveranno più le temute lettere. Tragedia durante gli allenamenti per l'America's Cup. Nella baia di San Francisco è morto il campione olimpico inglese Andrew Simpson, 36 anni, medaglia d'oro a Pechino nel 2008, è rimasto intrappolato sotto l'acqua dopo che il catamarano AC-72 su cui si trovava si è capovolto. Salito tragicamente a oltre 1000 morti il bilancio delle vittime del crollo dell'edificio di 8 piani a Dhaka nel Bangladesh, il Rana Palace. Nella tragedia sono rimaste ferite più di 2400 persone, mentre continuano senza sosta le ricerche di altri corpi che potrebbero essere ancora intrappolati. Esplosione in un mercato del Waziristan del Nord, regione tribale del Pakistan. Il bilancio è di 3 morti, ma le vittime potrebbero salire. Una bomba è stata invece lanciata contro l'ufficio del partito Zardari a Quetta. Gli attacchi arrivano alla vigilia delle elezioni politiche. Un motociclista di 52 anni è morto in provincia di Como, investito da un furgone rubato e condotto da un ladro. L'impatto è stato violentissimo e caccia l'uomo alla guida del veicolo, fuggito a piedi, probabilmente nei boschi circostanti. Sempre meno pesce fresco sulle tavole degli italiani per colpa della crisi. Il calo è del 15% per i calamari e del 14% per gli alici, lo rileva Coldiretti. In generale, il crollo della quantità di pesce fresco acquistato dalle famiglie italiane è stato del 5,1%.